Capitolo 2. La Cina. Per mille anni l'economia cinese è stata più ricca di quella europea. Già nel 1800, nei primi dell'Ottocento, prima che iniziasse la fase del lungo declino, il PIL della Cina rappresentava il 33% della ricchezza mondiale. La Cina è tornata ad essere una superpotenza. Ovviamente, questi anni hanno rappresentato un forte cambiamento. Nella lettera di Mao Zedong si evincono alcuni dei cambiamenti che avrebbero riguardato la Cina. Nelle immagini si vedono invece i carretti della vecchia Shanghai, paragonati oggi al treno più famoso e più veloce del mondo, che a Shanghai ha delle caratteristiche veramente innovative che non sono presenti in Europa. Lo scenario attuale. Già Napoleone Bonaparte diceva che quando la Cina si sarebbe svegliata, il mondo avrebbe tremato. La profezia, formulata nel 1816, sembra oggi destinata davvero ad avverarsi, almeno per quanto riguarda la dimensione economica. Infatti, gli Stati Uniti d'America non sono più la prima destinazione degli investimenti del resto del mondo. Sono stati proprio spodestati dalla Cina come meta preferita dalle multinazionali, per esempio, ma non solo. Pudong è una zona economica speciale, dominata da grattacieli, che sono diventati simboli proprio delle metropolitane cinesi e che hanno rappresentato il simbolo, il boom economico del paese. Immaginatevi che solo 15 anni fa questa cittadina non c'era. In pochi anni si è sviluppato un intero quartiere direzionale, che è l'esempio più vistoso della crescita di Shanghai. Questa cittadina rappresenta la crescita e la velocità di questa crescita economica. I grattacieli. Nel 2016 la Cina avrà 800 grattacieli, 4 volte di più di quelli degli Stati Uniti. Hong Kong ad oggi ne ha 58, Shanghai 51, Shenzhen 56. In media, ogni grattacielo nasce ogni 5 giorni. Queste informazioni per farvi comprendere come una potenza diventi tale e sia viaggi veramente a dei ritmi per noi quasi incomprensibili. Shentiandi, in italiano, il neologismo significa nuovo cuore e nuovo cielo, è una cittadina che rappresenta proprio l'incontro tra ieri e oggi e domani, tra tradizione e innovazione e ispirazione. È infatti un ambizioso progetto urbanistico pensato per custodire proprio la tradizione, la memoria del passato di Shanghai. Gli esterni, infatti, delle vecchie case di pietra sono state conservate, risalivano agli anni 20 e ora ospitano però lussuose boutique, centri fitness, eleganti ristoranti, gallerie d'arte, e rappresentano proprio lo sviluppo e la modernizzazione economica. La Cina cresce davvero più delle attese, più di quanto gli economisti avevano previsto. Per esempio, nel primo trimestre del 2013 il PIL di Pechino è salito al 7,7% rispetto al 7,9% registrato nell'ultimo trimestre del 2012. Nel 2012 il PIL era cresciuto ad una media di 7,8% rispetto al 9,2% del 2011. La Cina è oggi la seconda economia mondiale, prima del Giappone e dopo gli Stati Uniti. Nell'immagine uno skyline di Shanghai, il centro vitale dell'economia cinese. La forza della Cina sicuramente è dipesa da una combinazione di elementi: dalla manodopera a buon mercato, dalle grandi dimensioni e dai grandi numeri e dalle punte avanzate di modernità e degli investimenti che sono susseguiti. Il boom cinese ha dettato i ritmi e le regole del sistema in cui viviamo, sia che noi lo vogliamo o che lo rifiutiamo. Mentre trasforma se stessa e si innova, si trasforma, si cambia a una velocità inaudita, la Cina inevitabilmente trasforma l'intero pianeta. Nell'immagine, da lì la nascita del nuovo, che rappresenta appunto la trasformazione inevitabile. Ma la Cina rappresenta una minaccia o un'opportunità?
Sicuramente incarna il più grande popolo di consumatori, il più vasto bacino di forza lavoro. Sicuramente riesce ad eccellere nella ricerca scientifica, nella conquista dello spazio, nelle biotecnologie. Nel 2012 le stime ufficiali hanno registrato che l'internet cinese era arrivato ad ospitare fino a 538 milioni di utenti, più di 118 milioni di unità rispetto al 2010. Sicuramente alcuni degli aspetti vengono sempre molto criticati e rappresentano quindi la minaccia, altri rappresentano un'opportunità. Non vogliamo dare dei giudizi di valore o soffermarci sulle diversità di questo, ma dobbiamo soltanto prendere atto dei dati, perché questo ci deve far capire che non possiamo permetterci di ignorare una superpotenza come la Cina. Una nuova Germania. Vedete anche in paragone 200 milioni, una nuova Germania. Una città, una nazione. La provincia di Henan, in Cina, che vedete, paragonata accanto all'Italia, paragonandola in superficie in termini di abitanti, vedete un po' numericamente quanto incide e che rapporto c'è, quindi come una potenza come l'Italia può relazionarsi con una potenza come la Cina, che rappresenta soltanto in una provincia un numero notevolmente superiore, ad esempio, di abitanti. L'impianto avveniristico costruito nel 2003 per ospitare il Gran Premio di Cina in Formula 1 e la gara del moto mondiale. Tutto è in grande, tutto è costruito velocemente, tutto mette in moto una grande economia. La nuova architettura. Lo sviluppo dell'architettura è stato estremamente significativo. Nelle immagini si vedono il Teatro dell'Opera, lo Stadio Olimpico e la sede della televisione. 15 dei principali architetti del mondo stanno lavorando attualmente in Cina, proprio per la necessità di dover costruire questi grandi impianti e le infrastrutture. Il boom di IKEA. Liu, nell'immagine, è stata la prima store manager di Shanghai, la prima cinese ad essere assunta da IKEA nel 1996. A quel tempo IKEA non era conosciuta, era una realtà nuovissima in Cina e nessuno ne aveva mai sentito parlare. Negli ultimi 9 anni IKEA Cina ha registrato una crescita costante. Solo nell'ultimo anno il fatturato del negozio di Shanghai è aumentato del 28%. Alibaba, il gigante dell'e-commerce, ha battuto eBay e Amazon, che erano considerati due grandissimi portali. In Cina, su 564 milioni di utenti internet, 420 milioni si connettono via mobile. La spesa del commercio online supera i 160 miliardi di euro e 5 anni fa tutto questo non era neppure immaginabile. Alibaba impiega circa 24.000 persone in 70 città sparse tra Cina, Giappone, Corea, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America. Con oltre 130 miliardi di euro, l'anno scorso ha fatturato più di eBay e Amazon messi insieme. Ovviamente, una grande utenza in una grande economia può dare origine a questi numeri, a questo sviluppo inevitabile e veloce. La più estesa e popolosa municipalità con lo status di provincia della Repubblica Popolare Cinese è quella che vedete nell'immagine di sinistra. Attualmente la popolazione lì conta 32 milioni, oltre 32 milioni di abitanti, di cui 3,4 milioni residenti nell'area urbana della municipalità, città densamente abitate, con abitanti che studiano, che partecipano alle attività economiche e che sviluppano la stessa economia. Forse non si sa, ma la Cina è forte anche per quanto riguarda le università e l'istruzione in generale. A Shanghai, le università, è stata talmente potenziata negli ultimi anni da valersi il titolo di Harvard di Shanghai, di aver superato alcune delle più grandi università del mondo. Si laureano 4 milioni di laureati l'anno,
di cui 470.000 ingegneri. Numericamente questo numero ci fa riflettere perché il numero degli ingegneri è così elevato e le loro università sono così avanzate che ovviamente diventare competitivi per quanto riguarda per esempio l'ingegneria diventa sempre più difficile. Ci sono molti centri studio e ricerca delocalizzati. In Cina, molte delle imprese, anche multinazionali, investono nell'università, costruiscono i propri centri di ricerca estremamente avanzati all'interno delle università, dove fanno lavorare gli studenti universitari e contemporaneamente producono facendo ricerca e innovazione continua. Le università traggono vantaggio perché i loro ingegneri hanno modo di lavorare a progetti estremamente innovativi, competitivi e all'avanguardia. Come vedete nell'elenco, alcune delle imprese che hanno investito in un centro di ricerca in Cina. Alcune delle città hanno diverse università. Ad esempio, Hangzhou ha 15 università, di cui 8 politecnici. La Cina è il centro del mondo? Da New York sicuramente molte delle attenzioni, almeno su alcuni aspetti particolari delle economie, si sono spostate a Shanghai, che si sta prendendo il diritto di essere considerata una delle più grandi, potenze del mondo. Nelle immagini vedete il mood cinese, alcune immagini che ci fanno rammentare alcune caratteristiche tipiche della tradizione della Cina. Eppure nella grande innovazione sono ancora molto radicate. Si sono sviluppate anche molte mode e ovviamente alcuni quartieri rappresentano il centro vitale. Ad esempio, a Pechino i giovani hanno un loro quartiere che frequentano e che sviluppa e coltiva le mode per i giovani. Si parla di Chuppies in Cina, una nuova generazione. Sono giovani pronti a spendere perché hanno a disposizione economie da spendere, ma sono anche molto curiosi, intenti a viaggiare, desiderosi di imparare ed amare cose nuove e che coltivano le mode che si sono sviluppate in Cina. Giovani che studiano, molti di loro, che possono spendere e che sono veramente appassionati di tecnologie e nuove tendenze. I turisti cinesi. La Cina, dal momento del suo avvento, è stata presa come uno dei paesi verso il quale potersi rivolgere per poter sviluppare al meglio il turismo. È vero che negli ultimi anni il turismo cinese è notevolmente cresciuto, ma in proporzione, per quanto riguarda l'Italia, sicuramente non rispetto alle stime che erano state previste. Nel 2010 comunque erano 60 milioni i cinesi in viaggio verso l'estero, nel 2015 erano già 100 milioni. Siamo già a 100 milioni. L'Italia però è solo una breve tappa per i cinesi. Infatti, il tour classico in Europa dura 10 giorni. La visita italiana è soltanto un'appendice minore, spesso si riduce a una visita su Roma e Venezia di un giorno e mezzo. Questo anche perché l'Italia ha avuto dei grossi competitor nel turismo. I cinesi spesso non riescono a visitare il nostro paese, in maniera veloce e diretta, ma dipendono da organizzazioni straniere. I primi tre tour operator che portavano visitatori in Italia sono stati tedeschi e francesi. Da soli movimentavano il 70% del traffico. Lo stesso valeva per le compagnie aeree. Alitalia ha iniziato a volare in Cina soltanto dal 21 aprile del 2006, mentre Air France e Lufthansa avevano due voli al giorno. È ovvio che partire in svantaggio rispetto a questa superpotenza fa sì che l'Italia non possa essere altrettanto competitiva come altri paesi. Nell'immagine Shanghai nel 1936.
Ma dicevamo che la Cina cresce molto più delle attese. Negli ultimi 15 anni sono state costruite 26 centrali nucleari. È la prima volta nella storia dell'uomo che questo accade. Non vogliamo dare giudizi o interpretazioni. Questo solo per dire che è una potenza che cresce notevolmente sotto il punto di vista di diverse economie. Sicuramente anche questo ci deve far riflettere e deve inserire dei meccanismi di controllo, di attenzione o di accordi particolari. La polvere nera sulle mani di un minatore testimonia l'importanza che il carbone ha avuto in Cina come combustibile che alimenta l'espansione economica. La Cina è considerato un paese estremamente energivoro. Nell'accordo di Durban, la Cina stabilisce che investirà nei prossimi 5 anni 250 miliardi di dollari in energie rinnovabili, diventando così la prima nazione al mondo ad investire nell'eolico e nel fotovoltaico. Con i numeri e con le economie della Cina, ogni economia e ogni settore di investimento può veramente avere uno sviluppo estremamente veloce. La linea ferroviaria. Il Tibet è un gioiello della tecnologia ammirato dagli ingegneri di tutto il mondo, perché è la più alta ferrovia esistente e per costruirla i cinesi hanno dovuto sperimentare delle soluzioni avanzatissime. Vista l'altitudine, per gran parte del percorso, i vagoni sono addirittura accessoriati di un sistema di pressurizzazione dell'aria, come quando avviene per le cabine degli aeroplani. Lo shopping. Ci sono dei centri shopping estremamente avanzati. Le loro dimensioni sono inaudite e superano notevolmente i centri costituiti in America. Addirittura, per definire il più grande colosso, dello shopping in Cina, gli architetti hanno dovuto coniare un nuovo termine, di Shopping City. In effetti, la scala di grandezza è proprio quella di una città. Addirittura nelle giornate di maggiore affluenza vi fanno la spesa 400.000 consumatori, più degli abitanti di Bologna e di Firenze. Con 650.000 metri quadrati di superficie coperta, il centro ha polverizzato i record storici che appartenevano al Canada o ad altri stati americani. Nell'ideogramma cinese, che indica la crisi, si vedono due segni. Uno rappresenta il pericolo, l'altro l'opportunità, a testimonianza che il termine crisi non è soltanto un termine negativo, ma può inglobare al suo interno l'aspetto di innovazione, di cambiamento, di sviluppo. Ovvio che uno sviluppo così repentino può causare anche delle preoccupazioni e delle problematiche. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare i dati che abbiamo visto. E dobbiamo saperli analizzare sotto ogni punto di vista per comprendere quali sono i fenomeni che possono scaturire e quali sono le possibilità di competere o di relazionarsi con certe economie che sono e rimarranno emergenti.